Bentornati carissimi su Crash Bandicoot Warped! Nello scorso episodio abbiamo cominciato il let's play completando il livello 1, il livello 2 e il livello 3. E in questo episodio cominceremo il livello 4, Boneyard, che a quanto pare ha 2 gemme. E ci serve la gemma rossa per prendere l'altra gemma, quindi possiamo prendere solamente, perché mi fai vedere il tutorial dei comandi, comunque possiamo prendere solamente la gemma base a quanto pare, quella delle casse. A tal proposito stiamo attenti qui che c'è un triceratopo che ci sta inseguendo, quindi stiamo attenti. Allora, attenzione qui, questo è uno dei livelli a inseguimento a quanto pare. Ricordo, non avendo mai giocato a... ah, ci aspetta per cliccare il checkpoint, ok. Non avendo mai giocato al terzo, non so come continua questa storia, però se sono livelli di inseguimento so già come affrontarli, insomma. E sicuramente distruggi tu quella cassa, perfetto, perfetto. Almeno la cassa viene distrutta dal triceratopo. Si chiama triceratopo, vero? Spero di non sbagliarmi. Altri checkpoint? Sembra di no. Però si ferma per aspettarci, quindi grazie mille. Non ci segui più. Ok, meglio per noi. Aku Aku, oggi affronteremo anche il boss dell'aria, perché suppongo ci sia un boss qui. Sto parlando di Tiny Tiger, ovviamente, perché si è visto sia prima nell'icona del livello e del mondo in generale, sia quando ci ha parlato, quindi lo affronteremo penso adesso, dopo il quinto livello. Ora, ok, quest'erba vi rallenta, perfetto. Attenzione a questo coso, cos'era? L'ho ucciso? Sì, a quanto pare. E qua serve la gemma rossa, perfetto. Quindi stiamo attenti a questi. Non so cosa sono, ma non voglio neanche saperlo in realtà. 5. C'era qualche altra cosa sopra? Spero tanto di no. Non c'era, perfetto. Allora, che dirvi, che dirvi. Sono tornato recentemente da un breve viaggio a Milano. Vi darò altri dettagli più avanti. Per adesso cerchiamo di evitare queste cose bollenti e di andare nella parte, beh, bonus. Ok, stavo un attimo guardando il livello, non sembra niente di troppo complesso. Comunque, suppongo l'abbiate notato, anche se il gioco non lo dice molto apertamente, ma stiamo viaggiando nel tempo. Ok, mi sembra... no! Ah, maledizione, ce la faccio a raggiungere... così? Ce la faccio, perfetto, perfetto. Perché abbiamo rotto la cassa che ci avrebbe spinto in alto. Comunque... andiamo, siamo nell'era dei dinosauri a quanto pare. Vabbè, non importa. Wow, già finito il livello bonus? Va bene che è il primo mondo, quindi è normale che i livelli siano semplici. Ma... ok, va bene. È che sono abituato al 2 dove inizia già in modalità normale, mentre qua inizia con la facile proprio. Ma ora come ora ci interessa poco. Cosa diamine era? Non lo so, non voglio sapere. Ok, ecco qua. Pulsante cristallo. Vai, 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 vai e vai. Dammi tutta la frutta che puoi, così prendo altre vite. E si va avanti. Mi sa che tra poco c'è un altro pezzo di inseguimento, vero? Ah, infatti. Ok, andiamo, dai. Oh, no, fermi, 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 ecco. Posso anche prendere queste frutta. Ok, perfetto. Ora andiamo. Suppongo che abbia un nome anche quello, quel coso che vi insegue. Oh, però non so qual è. Oh, aia, 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 aia. Ho perso Aku Aku, devo stare più attento. Ok, posso fare così. Perché non faccio così? Non lo so neanche io. Oh, le nitro. No, no, non le devo colpire le nitro. Ok, va tutto bene. Ho rotto quel pulsante. E no! Ho completamente mancato la gemma. Quindi dovrò rifare il livello off camera, perché ho preso tutte quante le casse. Però devo appunto riprendere la gemma. Peccato, perché mi sono un attimo impanicato vedendo che il triceratopo non... si chiama triceratopo? Insomma, quel dinosauro non rallentava. E comunque, sì, solo il cristallo, perché abbiamo saltato la gemma, nonostante l'abbiamo teoricamente già presa. Ok, prima il quinto livello, poi il boss e poi si rifà il livello. Making waves, con Coco stavolta, eh? Ah, ok. R2 per accelerare. Ok, e L per fare acrobazia. Ok, va bene, andiamo. L cos'è? Beh, il pulsante L suppongo sia la levetta in questo caso.
Sì, ok, perfetto. Quindi la levetta analogica oppure il D-pad. Ok, cerchiamo di prendere tutte quante le casse, perché io può. Le acrobazie non so che servono, forse qualcosa di utile, forse no. Mi sa che... sì, a parte che dobbiamo inseguire la freccia ed evitare... beh, l'ho viste prima, eccole qua, le bombe. Però mi sa che fare acrobazia aiuta davvero tanto a prendere questi cosi. Mamma mia, i controlli sono improponibili. Ok, stiamo attenti. Non si può accelerare con X, tipo? Per caso... oh, ok, mi sa di sì, perfetto. Con X è molto più semplice. E abbiamo perso già una vita. E dobbiamo ricominciare dall'inizio, perfetto. Quindi stiamo attenti, dai. Cerchiamo di non perdere troppe volte. Ho capito bene o male la meccanica di... gioco. Ah, ok, mi fa ricominciare dall'inizio, un attimo, perché non riconoscevo la parte iniziale. Ok, dai. Zompa! E... prendi le casse. Ok, perfetto. Bisogna considerarla come se fosse una derapata, insomma. Vai così. Bravissima, Coco. Dopo ti sei meritata... una cioccolata calda. Ditemi che l'avete capita. Devo andarci... così. Ah, però non devo toccare il marinaio scienziato barra quello che è. Ouch! Ok, questo è l'ultimo tentativo e poi mi rivedrete fare tagli come al solito. Perché seriamente, ho capito sbagliarsi un paio di volte, ma dalla terza diventa un po' noiosa come cosa. Peccato che non c'è un pulsante di frenata. Sarebbe molto più comoda come cosa, ma ehi. Allora, questa parte l'abbiamo già fatta più volte, quindi non sembra essere troppo complessa. I comandi sono un po'... si dice wonky, mi sa. Ok. E acrobazia l'ho fatta? Mi sa di sì, spero di sì. Ok, ok, ok. Tutto quanto ok, perfetto. Qua c'era il checkpoint. E ovviamente io manco anche l'altra cassa. Oi, Coco? Grazie mille. No! Non riesco a prendere le casse, non so perché. Ok, perfetto. Ora va bene. Andiamo avanti a prendere altre casse. Attenzione a queste bombe qua. Abbiamo mancato questa. Ah, i comandi sono improponibili. No, non riesco a muovermi. Non riesco davvero per niente a muovermi. Ok, vai, 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 vai. Ce l'ho fatta. Finché ce la faccio. Andiamo avanti. C'è un gabbiano. Non si possono fare spin, vero o no? Quindi se manco una cassa devo davvero girarmi tutto quanto. Poi andare avanti. E sono sicuro che questo non è l'unico livello fatto in questo modo. Quindi odierò i livelli fatti in questo modo. Gioia, vero? Cristallo intanto preso. Cerchiamo di non mancare la gemma come prima, però. Voilà, ho preso solo una cassa, devo tornare indietro e rifare il salto, yeah. Magari evitando la bomba. Ok. Fatti prendere, perfetto, vai, 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 attenzione alla bomba, ok. Vai, perfetto, bombe evitate. È un po' complesso, no, non è un po', è molto complesso navigare. L'ho colpita la cassa? Sì, ok, scusate se mi giro, ma... ok. Vai, oh, sì. Era un checkpoint, mi sa, quello di prima, quindi... cosa... come mi guardi, Coco? Non ho fatto niente di male, io. Ok. Ok, perfetto, quindi posso anche girarmi in aria. La cosa ha poco senso, ma ok. Va bene, va bene. Torno indietro. Ah, mamma mia. Non potevano lasciare i livelli acquatici del 2 e dell'1, no? Dovevano mettere i livelli col... come si chiama? Con la moto d'acqua, insomma. Attenzione qua, che mi sa che si cade. Appunto. Ah. Dai, spero sia quasi finito. Sì, 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 è quasi finito. Sembra, almeno. E voilà. Tutte e tre, perfetto. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Quindi andiamo piano e avanti. Piano, piano. Ok. Boom. Boom. Ecco la gemma. Questa non la manco stavolta. E abbiamo finito anche questo livello. Ora mi sa che dobbiamo per forza fare il boss, però. Perché una cosa che mi avete detto nel 2... che non sapevo e francamente mi importava poco, ma ok, grazie lo stesso. Se avete ottenuto tutti quanti i cristalli, dovete per forza prima andare dal boss per appunto affrontare, o meglio, per rifare gli altri livelli che avete già fatto. Quindi, Coco, grazie mille. Danza. E adesso, Tiny Tiger o Teeny Tiger, suppongo sia Tiny. Affrontiamo il boss del mondo. Crash, Goku, avete rubato cristallo scintillante. Tiny riporta nell'arena di gladiatori.
Bene, siamo contro il gladiatore romano, Teeny Tiger. Ok, cerchiamo di non essere colpiti. E vediamo un po' che fare. Devo attaccarlo? Ok, perfetto. Mi sa che devo attaccarlo quando impala la sua... Forca, appunto. Ci sono dei leoni. Ok, si possono respingere, ok. Mamma mia, lo schermo trema in maniera impressionante. Ok, va bene. Se si possono respingere, mi sa che questa è una battaglia boss semplice. Se non ha più fasi. Andiamo un po'. E adesso? Wow. È molto, molto semplice se è solo questo quello che devo fare. Posso stare al lato? No, eh. Ok. Mi sa che ci conviene stare in una corsia e respingere solo quei leoni. Sono fatti molto bene, nonostante tutto quanto, eh. Ok. Allora, vai, salta. Ancora. Notate bene il simbolo che è per terra, ma... Ok, salto finale? Già finito? Wow, davvero? Oh, potenziamento. Per eseguire una panciata ancora più potente, premi X per saltare, quindi cerchio all'apice del salto. La proveremo adesso. Bravi, figli miei! Sconfiggendo Tiny, avete sbloccato l'accesso alla prossima area per il viaggio nel tempo. Per salvare i vostri progressi, tornate al centro del vortice temporale, da cui potrete vedere il punto d'accesso all'area successiva. Ok, abbiamo sconfitto Tiny Tiger. Cosa molto importante è che volevo rifare infra episodi dopo aver sconfitto il boss... Almeno provare a prendere le reliquie. Perché mi avete detto che servono le reliquie anche per prendere alcune gemme. Questa è una cosa abbastanza importante che non sapevo, quindi grazie che me l'ha detto se la cosa è vera. Ora mi conviene salvare, lo salvo dopo. Comunque la panzata, questa è quella normale. Ah, ok, direttamente così. Boom. Fa lo spin e poi fa la panzata. E dovrebbe fare più danno. Oppure più veloce, mi sa. Vediamo. No, è uguale. Allora, cosa cambia? Scusate. Magari qualcuno lo sa? Comunque, adesso riaffronto il livello 4 per prendere la gemma che ho mancato molto abilmente, perché ci vuole un po' di skill per evitare una gemma così vicina a voi. E appunto ci vediamo a fine episodio, dove appunto farò i saluti finali. Perché? Perché? Devi starmi sempre tra i piedi! Che? Cosa? Dove sono? Oh, Tiny era un bravo ragazzo. Odiava tutto e tutti, ma aveva un cuore d'oro. Per favore, tratta meglio i miei tirapiedi in futuro. Ok, questa è una cosa abbastanza importante. Dato che a quanto pare non so ogni quanto appaiono queste scenette quando entrate in un livello, molto probabilmente dovrò registrare, ma non narrare ovviamente, le parti in cui devo appunto provare a prendere le reliquie. Tentar non nuoce, lo faccio, ma quei video non verranno caricati, saranno messi solamente a inizio dell'episodio dopo, se ci sono appunto scene del genere. Ok, detto questo, ci vediamo a fine livello. Ok, ho preso la gemma ma sono morto perché ho cliccato male i pulsanti. Non importa, alla fine vuol dire che ce l'ho fatta, quindi sto a posto. E a quanto pare ho scoperto che se fate la scivolata dentro, com'è che si chiama? Dentro l'erba, correrete comunque, ok? E posso anche lasciare le altre casse perché ormai la gemma l'ho presa. Semplicemente sono morto alla fine, quindi siamo attenti, dovrebbero essere gli ultimi salti questi. Quindi questo qua, tanto per riattivarlo, e ho finito il livello. Perfetto. Quindi, io adesso vi saluto e provo a prendere qualche reliquia. Tanto per. Mi avete inoltre detto che non serve per forza quella di platino, ma quella d'oro, per appunto andare avanti e prendere il finale, il vero finale, insomma. Quindi... vediamo se riesco a prenderle tutte quante d'oro. È una cosa molto difficile per me, quindi si vedrà. In ogni caso, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo mondo di Crash Bandicoot Warped, ossia questo qui, che a quanto pare sembra... non lo so. India, la butto là. See you next time!